Del 2 e 3 giugno del 1946 che cambiò la forma dello Stato passando dalla monarchia alla Repubblica. Ogni anno ci troviamo in queste occasioni, le feste nazionali, ad incontrarci per rendere omaggio alla memoria, alla storia e alle persone che hanno fatto la storia. Per questa festa onoriamo chi ha proposto, scelto e percorso la strada della Repubblica quale forma di governo del popolo. Questo passaggio epocale ha dovuto, anno dopo anno, obbligare ogni singolo cittadino a prendere coscienza di un proprio pensiero e soprattutto a dover prendere coscienza che quel pensiero conta per la scelta del presente e del futuro del Paese. A vari periodi e alle generazioni che si susseguono, gli usi, le sensibilità e le priorità cambiano. Uno degli aspetti che desidero toccare oggi, sempre quale spunto di riflessione, è se questa presa di coscienza si stia rafforzando o stia diminuendo e se il cittadino che si identifichi nello Stato o vede lo Stato come un'entità astratta, lontana ed inavvicinabile. Un anno fa mi ero permesso di paragonare la Repubblica ad una bella ragazzina che tanta strada dovrà fare per poter diventare più bella e forte. Ma questa bella ragazzina non è un'entità singola, non cammina con le proprie gambe, non pensa con una sola testa, perché la Repubblica non è e non deve essere considerata un'entità astratta, perché la Repubblica siamo tutti noi. Per poter vedere diventare la Repubblica più forte e bella, dobbiamo lavorare tutti noi, ogni singolo cittadino, ogni donna, ogni uomo, ogni famiglia, ogni paese, ogni città, perché non si può soltanto stare fermi e guardare pensando che qualcosa possa accadere in automatico. Ognuno di noi deve lottare costantemente per migliorare se stesso, la propria condizione sociale ed economica, utilizzando gli strumenti del proprio talento, del proprio carattere e dei mezzi messi a disposizione dalle famiglie e dalle istituzioni. La trappola dell'assistenzialismo passivo deve essere scardinata perché chi può contribuire alla propria crescita ha il dovere di farlo sia verso se stesso sia verso gli altri, e di offrire il proprio contributo e le proprie capacità, perché la crescita personale porta come conseguenza alla crescita del sistema intero. Abbiamo celebrato da poco i 100 anni dalla fine della Grande Guerra. Quali atroci sacrifici ha patito un'intera generazione? E a distanza di 100 anni, quali sacrifici siamo disponibili ad affrontare per uscire dalla crisi? Cosa stiamo costruendo per i nostri discendenti? Viviamo tempi fortunati, la vita media si è allungata, le tecnologie ci tengono in contatto diretto costantemente in ogni parte del mondo. Cibo non ne dovrebbe mancare, farmaci e libri non mancano, i diritti sono garantiti, ma alle volte sembriamo scontenti, tristi, rassegnati ed in attesa che sia una forza esterna o di un solo uomo a dover risolvere i problemi quotidiani o di problemi del reddito personale. Cari cittadini, non rivolgetevi ai politici con la frase «Io ti ho votato, ora tu devi risolvere il mio problema personale», perché questo è il primo passo verso la politica negativa, è la prima espressione della richiesta di scambio di voto col favore personale. Rivolgetevi ai politici invece con la frase «Ho un problema, come posso risolverlo?», perché così il rapporto rimane sano e non si danno gli alibi ai politici di compiere azioni contro l'interesse pubblico. Tutti noi, cittadine e cittadini, componiamo e siamo la Repubblica, dal bambino allo studente, dal lavoratore al pensionato, dall'operaio al dirigente, dal soldato al generale, dall'attore al regista, dall'infermiere al primario, tutti noi siamo lo Stato ed attraverso ogni azione quotidiana ne tracciamo il presente ed il futuro. Ognuno di noi è responsabile per se stesso e di riflesso responsabile nei confronti degli altri. Le fortune e le sfortune della Repubblica che i nostri padri hanno voluto affinché potessimo scegliere come vivere e prosperare dipendono soltanto da noi. Oggi anche la festa dell'Associazione Nazionale Pararottisti di Saronno, a cui vanno i nostri auguri. Approfitto per ringraziare le associazioni combattentistiche saronnesi e tutte le associazioni e gruppi organizzati saronnesi di ogni genere per le numerose attività a supporto della città. Ringrazio le autorità civili, ringrazio le a noi care autorità militari che hanno la responsabilità di tutelare la nostra sicurezza
e ringrazio le autorità religiose che attraverso il proprio operato, coadiuvati dai fedeli, non mancano da secoli di garantire la pace dello spirito e l'aiuto ai più bisognosi. E con questo concludo, non prima di augurare a tutti una buona domenica e una buona festa della Repubblica.